Buongiorno ragazzi, benvenuti e bentornati in un nuovo vlog. Vi avevo detto che non sapevo se avrei fatto un altro vlog prima della partenza, però poi ho pensato oggi è una giornata interessantina, quindi perché no? Tanti vlog, raga, fanno sempre bene. Mi piacciono un casino, sono i vostri video preferiti, io mi diverto a farli. Facile, pratico, veloce e via. Stamattina mi sono svegliata trambata perché ieri sono andata a dormire verso le 2:30 per vedere gli EMAs, BTS e tutta la cosa. Che poi in realtà mi sono vista solo i red carpet alla fine e non ho visto neanche le esibizioni live, tra virgolette. Quindi ho recuperato tutto stamattina che mi sono svegliata poi alle 7:30 perché tanto non riuscivo a dormire. Buongiorno! Sei anche tu un po' sonnato, guardate che occhi piccoli che ha. Mi stavo facendo la skincare, quindi ho messo il siero. Adesso volevo andare a scegliere una bella maschera, questa qui al miele. E poi oggi grande giorno, ragazzi, perché prima di tutto è il compleanno di Julie, che sapete che è la mia bestie, quindi le devo incartare i suoi regali. Che sono, allora, le ho preso il MagSafe, questo qua per caricare il telefono, perché lei lo vede sempre da me e lo vuole. Adesso ha cambiato anche telefono, quindi ci sta. Poi questa mega spugna di Real Techniques che lei non riesce mai a trovare, e quella sia per la faccia che per il corpo. Devo incartare tutto quanto e dopo quando esco vado anche a comprarle una bustina e un bigliettino, insomma, vediamo. Io non sono una tipa molto sentimentale, cioè mi piace più fare azioni per far vedere alle persone ti voglio bene, però non sono la tipa che viene lì, ti abbraccia e ti dice ti voglio bene, oppure ti fa, capito, quei papironi di roba scritta. Meglio le azioni che le parole, ragazzi, giusto? Dico bene. Detto ciò, comunque sono le 9:30, quindi adesso mi faccio questa maschera. Alle 11 devo andare in posta perché ho da ritirare una raccomandata, nel mentre mi metto al computer a fare delle cose. E poi oggi, oltre, vabbè, al compleanno di Julie, devo anche andarmi a rifare le unghie. Mi è da piangere perché, guardate, è veramente la cosa più brutta. Cioè, preferirei non averlo questo dito. Infatti, non so se vedete, ultimamente gesticolo così, anche su Instagram. Devo capire che cosa fare. Allora, postazione, pacchettini. Sono andata a prendere le cosine. Adesso vi spiego. Allora, ho preso questa carta regalo con tutte le cose del sushi. Era troppo carina per lasciarla lì. Bigliettino, ovviamente lilla. Sacchetto e fiocco. Vi spiego perché li ho presi argento e oro, che non si possono obiettivamente guardare. Almeno io odio argento e oro messi insieme. E lo odia anche Giulia. Quindi ho detto no, ti prego, speriamo che lo nota. Cioè, poi voglio vedere se lo nota. Ma prima di ciò mi ero scordata di aver ordinato questo su Amazon. Che cos'è? È il keychain del Funko di Jungkook Dynamite. Guardate quanto è carino. L'ho messo alle chiavi insieme a Cookie. Dai ragazzi, ma è troppo bellino. Un tempo mi venivano meglio, però ci accontentiamo. Ta-da! Ed ora mi metto a scrivere il bigliettino. Ora, prima di finire di montare il video che sto montando, mi è arrivato il pacchetto da Zara. Vi ricordate l'altro vlog che vi avevo portato al negozio? Avevo detto le cose non ci stavano, quindi avevo fatto l'ordine online. Ecco, è arrivato prima del previsto. Strano, ma vero? Ta-da! Allora, questo è il famoso pantalone che mi avete visto anche indossare l'altra volta. Eccolo qui. E poi queste sono le due scarpe che ovviamente proviamo subito. Questo è il paio, quello che era scontato e che in negozio non ho potuto provare perché non c'era il numero. Però non lo so, io le vedo subito una cosa se mi piace appena la provo e questi non mi convincono. Invece questi sono quelli pazzeschi che mi ero provata anche in negozio. Allora, cosa vi siete persi nel mentre? Vi siete persi che sono andata a fare le unghie. Tanto ci sono andata tutta vestita di lilla perché mi sono messa il completino, quello di Oce. Dovete sapere, io mi preparo prima, no? Vedo le unghie che mi piacciono, che devo fare. Poi ogni volta che arrivo lì cambio sempre idea. Quindi stavolta è successa la medesima cosa. Solo che sapete che avevo quel problemino al mignolo, ecco. Disastro. Disastro dall'onicotecnica. Sarà questo il titolo di questo video perché tutti devono sapere. Cioè, mi ha tagliato tutta l'unghia. Si era sollevata e quindi io sto senza un'unghia. Cioè, letteralmente, a parte che sembra il dito di un bebè, non ve la zoomo perché magari vi fa schifo, ma mi ha tagliato tutta la parte alzata perché ha detto così è peggio se la tieni un po' lunghetta. Quindi te la taglio, ci metti la connettivina. Quindi non me l'ha potuta fare e sono tristissima. Infatti
infatti adesso la mia idea era quella di vedere se su Amazon vendono dei cerotti lilla, almeno sembrerà che ho comunque l'unghia. Quindi a parte il disastro, sono andata e le ho detto: senti, io non ho idee, non so che fare. Voleva prevalere il mio lato bimbo minchioso e fare le unghie con scritto JK. Oppure con la faccina di Cookie, no? Avete presente quelle cose lì? Però ho detto: no, Ilaria, senti, c'hai una certa età, riprenditi un attimo. Quindi le ho fatte sobrie, secondo me sobrie. Però non c'era la ragazza che me le fa di solito, quindi non mi piace come sono venute. Poi sono una di quelle persone che si fissa le unghie in continuazione, quindi appena c'è qualche problema, poi mi ci focalizzo, capite? Dalla fine, cioè il mio pensiero sarà sempre lì. Però vabbè, l'importante è che così a colpo d'occhio siano più o meno graziose. Quindi appunto abbiamo unito lilla, abbiamo unito brillantini, che tra l'altro sembrano... Dov'è? Ah, questo, sembrano questo orecchino qua che ho io. E sono venute fuori così. Le abbiamo accorciate tantissimo. Appunto abbiamo fatto il French Lilla su queste, poi questa decorazione col viola più scuro e tutti i brillantini. Tra l'altro sono sempre brillantini sul viola. Quindi niente, cioè vedete che mi disturba tipo questo French che è storto. Io non lo so, ragazzi. Io sono un segno vergine mancata, perché la vergine no, è tutta perfettina, e io invece del toro tutta perfettina. Questa cosa mi manda al manicomio, voi direte sei esagerata. Però io non sono di quelle che vanno a farsi le unghie, mettono le mani, fanno fare alla tizia e poi come vengono vengono, cioè io non ce la faccio, vi prego ditemi se siete come me perché... comunque, detto ciò, si sono fatte le 4:15, quindi ora torno a casa, finisco di editare il video così lo metto a caricare, poi mi preparo che ovviamente devo andare da Giulia. Ho fatto una leggera merendina, dopodiché ho finito adesso di abboccolarmi i capelli, ovviamente adesso li lascio freddare e poi dopo li apro. Tra l'altro sono settimane che non li faccio boccolosi, quindi fa strano rivedermi così, però sappiate che a Los Angeles mi vedrete solo così, anche perché con i capelli lisci. Io adesso non so che clima c'è lì, ma sicuramente si gonfieranno come niente. Quindi, visto che vi ricordo con l'extension, non è cosa molto carina avere i capelli gonfi con l'extension. Boccoli, boccoli, proprio con la O aperta, boccoli. Tra l'altro, questo è il set con cui sono uscita prima, che è bellissimo. Di Ocean's, appunto, quello lilla. Sotto al suo toppino, poi sopra ho messo questa maglia che in realtà è di ASOS. Ok, make-up fatto. Non so perché mi sembra il make-up di una ragazza così a quel sapone. Vabbè che effettivamente ho fatto pochissime cose rispetto a come mi stavo truccando ultimamente. Poi queste ciglia le adoro, sono le... Aspettate, no, ve lo dico perché sennò poi mi scordo. Le Nirvana di Mulac sono bellissime perché danno questo effettino, però... naturale. Ma amore mio, 20, 20, che mamma non ce la fa. 24, 24 più, vedi, 43. Mauri, 43, dai. No, ma mette l'ansia. Ah, ragazzi, siete pronti? Tanti auguri a te. Tanti auguri a Giulia, tanti auguri a te. Che è? Ma che sono queste cose, Federica? Ma che sono queste cose, Federica? Che belle! No, comunque è matta! Guarda se prendono fuoco! Grazie! Guarda, l'amica regala il 3, regala, guarda. Guarda, guarda questo 3. Pezzotto. Grazie, amore. Ma quando lo fai? Fatto... Grazie, amore. Sei giustificato. Ma come ci compro gli orecchini che vuoi? Che? Gli orecchini di sangue. Apri quello di Che Capocchia. E di Giorgia. E dove hai visto? Ti sei perso il mio regalo. Lo metto subito! Avvialo! Lo voglio sentire! Brava, brava! Ah, senti i palloncinetti! Ma devo andare! Aspetta! Mi hai detto te!
di la verità. Aspetta, aprili tutti, poi vedi. Ah, ma questo era quello che volevo, perché a me io amore, questa la stavo a vedere l'altro giorno. Lo so che la cerchi sempre. Ma non l'ho trovata. Vabbè, non te lo dico. Questa è la spugnetta, è la beauty blender, però quando la bagni si gonfia e diventa gigante. Ah, no, quella è gigante. L'hai trovata? Questa è perché ha face and body, di Real Technique, sì. Non te lo dico, lo so. Ma io stavo a vedere il video di Alerton che la stava usando. Ma la carta è una cosa bella. Sì, no, no, ma sai perché non la posso vedere? Hai visto che è carina? Perché... Ah, ma non ho capito. Era una paletta. No, tada! La mia pennellina. Ecco, vedi che è collegato. Questo è quello di Francianci e Mario. Ho visto un occhio. I calzini di Chiarina! No, amori! La mia like! La volevo da una vita! La musica della like di Chiara! Questa è figa, era amore, questa! Era questa! Sì, è lei, ma anche tu lo sapevi! Sì. Ragazzi, eccoci arrivati a fine serata. Sono cotta, mi si è pure staccato un pezzo di cia finta. Comunque il compleanno, come avete visto, è andato benissimo. I regali le sono piaciuti tutti, quindi bene. Le clip che avete visto le ho registrate con il telefono, perché mi ero dimenticata la macchinetta. Cioè io ho questo vizio bruttissimo di vloggare e poi dimenticarmi la cosa più importante per vloggare. Comunque per il resto appunto tutto bene, quindi questo è l'importante, giusto? Ora mi sto anche spazzolando i capelli, così mi sento più ordinata. Non so se è una cosa che fate anche voi appena tornate a casa, spazzolarvi i capelli. Ma cioè, voglio dire, guardate come cambiano i capelli quando li spazzolate. Cioè prima sembravo una scappata di casa. Comunque, detto ciò, è quasi l'una e sto cercando di parlare a voce bassa perché mia sorella ovviamente sta già dormendo. Domani mi devo svegliare presto che ho una lezione con il personal trainer, quindi adesso mi butterò in doccia, mi struccherò, che è la parte più lunga di tutto ciò, e appunto mi metterò a fare la ninna, ragazzi. Adesso sono sicura di dirvi che questo sarà l'ultimo vlog prima di Los Angeles, quindi mi raccomando, tenetevi forte. Ogni tanto ricevo uno dei vostri messaggi: Ilaria, non sto più nella pelle, non vedrò di vedere i tuoi video. Raga, pensate io, ancora non ho realizzato tutto ciò, perché ancora no, non ce la posso fare. Detto ciò, ragazzi, spero questo vlog di oggi vi sia piaciuto. Fatemi sapere, mi raccomando, fatemi sapere delle unghie. Giulia ha detto che le piacciono tanto, quindi se piacciono a Giulia, che è una critica molto severa. Detto ciò, vi mando un bacio grande, perché sennò continuerei a parlare e a cincischiare. Quindi noi ci sentiamo appunto il più presto possibile. Pensatemi tanto, ma non troppo. Una via di mezzo. Ci vediamo a Los Angeles, così per dire. Ciao.